Per quanto riguarda l'ADEM, come molti sanno, io vengo da queste parti, passo molte giornate a Porretta d'estate. In casa ho ritrovato un vecchio calibro della DEM per dire la storia di questa terra, di questa industria. E io lunedì sarò a Roma e chiederò al MISE di riconvocare un incontro, non solo perché deve essere accelerato nei prossimi giorni il pagamento della cassa integrazione, che è assurdo che si diano le cose e poi non si praticano, perché per un lavoratore 15 giorni, un mese, sono tanti. I tempi della politica non sono quelli del pane, non possiamo andare avanti così. L'altra cosa per dire è che noi siamo di fronte a un commissario che ha messo lì il governo, che l'ha presa troppo sotto gamba, che non si confronta con il sindacato e che rischia di mettere in discussione lui la sopravvivenza della DEM. Quindi la cosa che va chiesta è di fare immediatamente un incontro dove è presente la regione, dove è presente il governo, ma dove è presente anche il commissario, perché le gare private devono essere fatte per salvaguardare l'occupazione, non per aumentare la parcella del commissario. E questo lo dobbiamo dire chiaramente. Ci sono dei contatti. State capendo che le prossime settimane sono importanti. Non arrivare alla fine della cassa integrazione, perché voi non ci arrivate. Io sono molto preoccupato, in questo caso non solo della DEM, della montagna o di Bologna, sono preoccupato di questo paese. Si sta rompendo una diga che mantiene per ora ancora fermo l'odio, l'individualismo, i rancori, le divisioni, e forse non ce ne stiamo accorgendo, e quando ce ne accorgeremo sarà troppo tardi per la nostra democrazia. Quindi voglio dirvi che ci sono dei momenti per dividerci. Io l'ho fatto anche qui a Porretta a volte sui contratti. Ma ci sono dei momenti, quando è in gioco la democrazia, per stare uniti, perché oggi l'attacco è al sindacato, affinché i sindacati, i lavoratori l'abbandonino, non sapendo che sono i lavoratori il sindacato. E una volta che non c'è più il sindacato, può fare tanto, può fare poco, ovviamente i padroni avranno per la meglio. Questo è lo spettacolo che oggi ci dà la politica davanti a Montecitorio. Governo e opposizioni, tutti a sfasciarsi, tutti a dire che ci dobbiamo dividere, tutti a fare i loro interessi e non quelli dei lavoratori. Grazie.